Diatec Trentino 1 e Trino, ovvero, grazie al successo con la Sear Safety, il collettivo targato Diatec ha centrato tre risultati in un colpo solo. La vittoria, anche se solo da due punti, visto che Perugia è stata piegata in rimonta al quinto. La matematica certezza, quantomeno del terzo posto in classifica al termine del girone di andata, chiaramente utile per la Coppa. E il riscatto delle incespicate in quel di Berlino e Vibo. Il tutto senza niente meno che Zvetan Sokolov, che ha già risposto presente prima del match alla convocazione della nazionale bulgara. Al salire allora sul ponte di comando, Lanza 16 punti col 45% e Ferreira 18 col 47% e 3 muri. Granitico, a proposito, come sempre il muro, 17 punti nel singolo fondamentale, con Birarelli e Solé autori in 2 di 11 blocchi. Alexandre Ferreira si aggregherà oggi alla nazionale lusitana, quindi con un peso in più, quale quello del titolo di MVP centrato sul campo. Da segnalare poi anche i 14 punti del rientrante Szabo e l'esordio in A1 del baby Gabriele Nelli, subentrato proprio all'ungherese nel corso del terzo. I trentini chiudono così nel migliore dei modi un 2013 che rimarrà nella storia della società grazie alla splendida doppietta a tinte tricolori, scudetto e supercoppa. È stata una partita importantissima per noi, alla fine abbiamo vinto 3-2, cioè sono contentissimo per questa vittoria, prima di andare in nazionale e lasciare il gruppo, cioè mi sento contento.